Mi piace proporre alla vostra attenzione la lettura di questo racconto di Raymond Carver, che non è né troppo lungo né troppo breve. È un racconto che tocca alcuni temi molto comuni, forse anche molto banali, però con un linguaggio molto delicato, molto sensibile. Molto umano. I temi sono quelli dell'incomunicabilità, cioè soprattutto nei rapporti familiari e in special modo nei rapporti tra padre e figlio. Questo tema lo vediamo toccato anche in un altro racconto, uno scompartimento, di cui non ho fatto in passato la lettura. Cosa succede nel racconto? Un figlio a un certo punto decide di andare a rincontrare il padre dopo tanti anni. È un figlio che ha 32 anni, ha fatto la sua famiglia. E il padre gli va incontro in aeroporto, si incontrano là, vanno in un locale e parlano, vanno dritti all'essenziale. Nel locale la vita si svolge intorno e quindi c'è una donna che a un certo punto balla, barista. La vita che succede nel locale, loro parlano, cosa si dicono. Questo incontro è un po' segnato dal fatto che il padre ha un qualcosa che deve comunicare al figlio, lo deve comunicare non tanto perché si aspetti delle cose particolari dal figlio, ma perché lui ha un bisogno di dire questo qualcosa, insomma, ha una pena che lo tormenta, una grande pena che lo tormenta e che ha segnato la sua vita, insomma, è quella che ha determinato la sua separazione dalla moglie e poi, come vedremo nel racconto, è anche un senso di colpa pesante che ha in questo racconto che deve fare il figlio, insomma, e ha bisogno di trovare qualcuno con cui parlare, con chi altro farlo, se non con il figlio, che è l'unica persona che a questo punto gli resta. L'unica persona con cui abbia un legame così importante. E questo figlio però è in grado di capirlo, è in grado di ascoltarlo. Il padre già si colpevolizza di quello che è successo, ha motivo per farlo. In qualche modo se sentiamo la storia, insomma, sentiamo che la storia fa parte della vita, insomma, no, la vita è così, quante storie di tradimento infinite. Il padre ha un momento in cui si lascia andare e cade in una storia, insomma, la più banale. E in questa storia vive un momento di felicità, soltanto che questa storia si conclude, come sentirete, in maniera un po' tragica, non per lui, ma insomma lui si sentirà colpevole di una sorte tragica che poi è capitata a un altro per la sua, diciamo, per sua responsabilità, insomma, certo, se lui non si comportava così non sarebbe successo. E allora il padre ha bisogno in qualche modo di sfogare, ma più che altro ha bisogno di raccontare e di sentirsi compreso in questa cosa. E questo in qualche modo non succede. Si coglie in questa storia la mancanza di attenzione e di solidarietà umana, l'impossibilità anche di afferrare il senso delle cose, anche in un confronto di generazioni, come si risolverà questa storia, questa cosa, che si gioca tutto in questo luogo chiuso, insomma, no? In questo locale vicino all'aeroporto, dal quale quando i due protagonisti usciranno, torneranno a separarsi alle loro vite e non si rincontreranno più. Si uscirà con la consapevolezza del figlio di non essere stato capace di ascoltare. Si rovescerà il senso di colpa. Dopotutto, dice il figlio, che cosa si poteva aspettare da uno come me? La colpa del padre, che poi è una colpa relativa, insomma, no? Considerata la vicenda umana, insomma, no? Così come viene raccontata nel racconto.
che però ha bisogno di essere detta, ha bisogno di essere condivisa per essere anche tollerata, per diventare accettabile. Insomma, è un peso che lui deve scaricare. Ma il figlio si dimostra in qualche modo incapace di ascoltare, attento più che non alle parole del padre, quasi a quello che succede intorno a sé nel locale. E quindi alla fine si riprende un po' la colpa, no? Cosa si poteva aspettare da uno come me? Cioè, uno come me non è neanche capace di ascoltare, non è in grado di capire fino in fondo questa dimensione umana che veniva invitato a condividere, a partecipare anche senza darne un giudizio. Quindi la capacità di ascolto, al di là del giudizio, al di là dell'interpretazione che ne viene data. Ma uno come lui non, diciamo, non era neanche capace di fare questo. E quindi i due si lasceranno e non si incontreranno più. Il padre era arrivato all'appuntamento con un regalo per ciascuno dei figli. Il figlio invece se ne partirà, lasciando lì, senza ricordarsi nemmeno del regalo che aveva ricevuto dal padre. Cioè un tema principale, forse quello del tradimento, dell'avventura, da cui prende titolo anche il racconto, con un altro tema che è quello della comunicazione tra padri e figli, e l'altro tema, insomma, quello del bisogno di trovare qualcuno che ascolti, indipendentemente dalla risposta che possiamo avere da questo qualcuno. Insomma, qualcuno che ci ascolti, ma che ci dia in questo ascolto una partecipazione attiva, una partecipazione umana. Ci ascolti almeno con la voglia di comprendere, magari senza giudicare, cosa che diventa sempre più difficile. Questo clima che si respira nei racconti di Carver, pregno di vita, di fatti che riguardano la vita, la quotidianità, il sentire di ogni giorno, e questa impossibilità poi in questa vita di stare insieme come uomini, di trovare poi una dimensione soddisfacente, se non magari attraverso delle piccole trasgressioni, che poi diventano sempre qualcosa che poi ha un prezzo che si deve pagare. Insomma, un destino che prevede la solitudine e l'infelicità.